computer. Non stasera. E chi vuole chiudere il video, beh, cominciamo, mettiamo la tzedakah come sempre, che le parole che vengono al cuore entrano nel cuore. Bellissimo stare insieme, aiutarci e condividere le nostre emozioni. È un bello, per me è un bellissimo regalo che ho, quindi grazie a tutte. E, quindi capitolo 47, l'ho intitolato Shema Israel e l'uscita di Mitzrayim, ed è una cosa che ci chiediamo sempre, lo leggiamo varie volte al giorno, Shema Israel, in cui ad un certo punto parliamo anche del fatto che Hashem ci ha portato fuori dall'Egitto. E non voglio introdurre troppo perché non abbiamo tantissimo tempo, però il fatto si ricollega sempre al fatto che noi, la famosa frase di Moshe Rabbeinu che dice che la cosa è molto vicina a noi, quindi è tutto un, siamo al capitolo 47, quindi siamo già andati avanti e nello studio di tutto questo rapporto, chi siamo noi e qual è il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Ovviamente c'è una grossa componente emozionale in tutti questi capitoli, e si dice che come noi, che come l'acqua è uno specchio di quello che sono i nostri sentimenti, così la realtà, e quindi anche HaKadosh Baruch Hu, perché HaKadosh Baruch Hu è presente ovunque e dovunque, rispecchia quello che è il nostro amore per HaKadosh Baruch Hu. Ovvero, quanto più noi, l'amore di HaKadosh Baruch Hu nei nostri confronti è infinito, perché Hashem è infinito per definizione. La domanda è quanto io riesco a risvegliare dentro di me quell'amore innato che c'è per Hashem, e quindi anche per il creato, per le creature di HaKadosh Baruch Hu, e quanto più io lo tiro fuori, quanto questo amore mi si rimbalzerà in qualche modo. Così come io, quindi l'esempio classico è quando incontri un tzaddik e vedi nel suo viso un amore, una dolcezza, non importa se fisicamente è così o cos'ha, c'è un'armonia particolare. E quando noi ci avviciniamo a questo tzaddik, automaticamente, magari, a me è capitato molte volte con delle persone di cominciare a piangere, di emozionarmi. Perché? Perché sentiamo il suo amore nei miei confronti. E quindi automaticamente noi ci apriamo, ci sentiamo voluti bene. Questo è anche il perché migliaia e migliaia di persone stavano in fila ore e ore e ore aspettando dal Rebbe un dollaro o un pezzettino di torta, o un lechaim con un pochino di vino. Perché? Per questo attaccamento che nasce da un profondissimo amore, e quindi quello che noi abbiamo dentro lo emettiamo fuori, e quello che è fuori poi ci si rimbalza di ritorno. E quindi quello che l'Alter Rebbe spiega nel capitolo 46, e adesso entriamo nel capitolo 47, che è per me bellissimo, perché riassume una delle cose più importanti di quello che è la nostra quotidianità, e che se riusciamo un attimino a toccarla veramente, perché è difficile implementarla nella nostra giornata, ma se riusciamo a farlo, veramente tocchiamo quello che è il concetto di avvicinarsi ad Hashem e veramente, se Dio vuole, entrare nella Geulah Shlema. Vehine bechol dor vador, e quindi in ogni generazione, scusa, bechol yom vayom. Scusa, no, non ho capito esattamente. Il capitolo 47 è molto bello perché... Adesso lo vediamo, lo leggiamo proprio, lo leggo perché è veramente molto bello, ma ci racconta quanto l'unione con HaKadosh Baruch Hu, è unirci con HaKadosh Baruch Hu, è legata al fatto che usciamo dai nostri limiti. Come facciamo uscire i nostri limiti? Noi, la definizione per eccellenza di uscire dai nostri limiti è descritta con Yetziat Mitzrayim, dove la parola Mitzrayim deriva anche dalla parola Mitzrayim, cioè limiti. Quindi nel momento in cui non usciamo dai nostri limiti, e spesso e volentieri dobbiamo chiedere a Kadosh Baruch Hu di aiutarci a uscire dai nostri limiti, perché sono delle cose da cui non siamo capaci di uscire da soli, ci uniamo con Kadosh Baruch Hu. E quindi da una parte si esce dai nostri limiti, perché ci dice, da una parte il Mura Scan ci spiega che l'unica cosa che ci limita dal connetterci al 100% con Kadosh Baruch Hu è il fatto di non volerlo. Nel momento in cui noi vogliamo unirci con HaKadosh Baruch Hu, noi usiamo tutti gli strumenti per avvicinarci ad Hashem. E nel momento in cui usiamo tutti i nostri strumenti, vuol dire che andiamo oltre quelli che sono i nostri limiti, che usiamo la nostra potenzialità, la nostra volontà, si dice che la volontà è come il keter, come una corona, è al di sopra di tutti i nostri, le nostre midot, le nostre qualità, del nostro carattere. Quando una persona vuole, non c'è limite che lo limita.
quando noi vogliamo avvicinarci a Kadosh Baruch Hu, noi usiamo tutta la nostra potenzialità, quindi andiamo oltre i nostri limiti, usciamo da quello che è il nostro, chiamiamolo così, galut, il nostro Mitzrayim personale, ed è per questo che noi ogni giorno nella Shema Israel ricordiamo Yitziat Mitzrayim, l'uscita dall'Egitto, perché ogni giorno noi dobbiamo uscire dall'Egitto, ogni giorno noi dobbiamo chiedere a Shema anche di portarci fuori dall'Egitto, e quando noi usciamo dai nostri limiti ci ricolleghiamo con l'unità, quando noi diciamo Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, riconosciamo l'unicità di HaKadosh Baruch Hu, quindi quando noi passiamo il cancelletto di quello che è il nostro limite e ci attacchiamo all'infinito di Hashem, ed è per questo che la parte di Yetziat Mitzrayim, l'uscita dall'Egitto, è legata allo Shema Israel. Adesso lo andiamo a leggere perché è molto molto bello. Bene, Bechol Darvador, questa è una frase che il Rebbe ha scelto come i 12 psukim da insegnare ai bambini. Bechol Yom Vayom, e il Rebbe insiste, Yom Vayom, quindi non solo in ogni generazione, c'è la famosa frase, Bechol Dorvad, Bechol Dorvad, Dar, Chayar, Lirot, Etatzmo, Che Ilu, Yatzame, Mitzray. In ogni generazione ognuno di noi si deve vedere come se fosse lui stesso uscito dall'Egitto. Quando noi festeggiamo il Seder di Pesach non è una storia, è una realtà che noi viviamo in questo momento, in ogni generazione, ma il Rebbe Admura Zaken insiste col Yom Vayom, ogni giorno. Noi ogni giorno usciamo dal nostro Mitzrayim, ogni giorno noi usciamo dalla porticina dei nostri limiti. Chayav Adam, è obbligato l'uomo, Lirot et Atzmo, di vedere se stesso, che Ilu Yatsa Hayom Mitzrayim, come se lui oggi sia uscito dall'Egitto. Quando io ogni giorno penso così, ogni giorno io decido di uscire dalla mia schiavitù, dal mio limite, perché l'Egitto si intende, l'Egitto sia l'impero egiziano dell'epoca, ma si intende anche i miei limiti, il mio status di dipendenza, che sia di qualsiasi tipo. Tutto quello che mi porta a non essere in sintonia con me stesso e quindi con HaKadosh Baruch Hu, e quello che è il tendere a fare di tutto e di più per avvicinarmi ad Hashem, quali sono, l'abbiamo detto tante volte, quali sono gli strumenti che ci permettono di avvicinarci ad Hashem, lo studio della Torah e l'esecuzione delle mitzvot. Quando noi abbiamo dentro la bocca, nella testa, lo studio della Torah e poi facciamo le mitzvot, questo è unirsi con HaKadosh Baruch Hu, è pensare a Hashem, parlare a Hashem e fare a Hashem. Perché Hashem nelle mitzvot, nella Torah, ha sintetizzato se stesso, c'è la discesa della presenza divina in questo mondo materiale. E quindi quando infatti c'è la famosa canzone che dice I mi yudi ad yayodea maze a tzitzit, se l'ebreo sapesse cos'è il tzitzit, aya sameach, sameach feroked, sameach feroked, sarebbe stato contento e ballerebbe. Cioè se ognuno di noi sapesse, realizzasse qual è la portata di ogni mitzvah, saremmo qui a ballare e cantare dalla mattina alla sera. E invece no, siamo qui a piangerci addosso per ogni cosa. E per un chilo di troppo, perché un affare non è andato come volevo, è perché la vicina di casa mi ha disturbato, è perché mi fa male la luce. Ogni giorno ce n'è una. E invece di essere concentrati su quello che è il fatto di poter fare una mitzvah, il fatto di avere l'onore di poter fare la tefilah e parlare con la Kadosh Baruch Hu, e alzi la mano chi salta giù dal letto per fare la tefilah. E beh, sono tutti lì a dire, bevo il caffè, non bevo il caffè, lo fa. E invece se noi sapessimo che quando abbiamo l'appuntamento con il Correo, il Presidente della Repubblica, ci svegliamo presto, ci vestiamo bene. Perché non ci rendiamo conto che l'opportunità di fare la tefilah è un incontro con Melach Malchei HaMelachim. Quindi quanto più noi contempliamo questo, quanto più in realtà noi abbiamo a che fare un sacco di gioia da dentro di noi. E usciamo dai nostri limiti, perché sappiamo che quando una persona è in gioia, nel Simcha, c'è la famosa storia di un signore molto precisino che sposa la figlia. E il matrimonio, e gli viene rovesciato il vino, e gli calpestano le scarpe, e gli si viene strappata la giacca, ma è talmente contento che non si rende neanche conto di tutto questo. E poi quando torna a casa ci fa pazienza, tutto questo, pazienza, metterò a posto, non è grave. Perché la simcha, la gioia del matrimonio della figlia era più grande della noia di tutto quello che era successo durante il vino rovesciato, la giacca straspata, le scarpe spestate, eccetera. E poi il giorno dopo, la mattina dopo, si sveglia e gli cade una cosa per terra, una persona gli viene addosso e si arrabbia tantissimo. Cioè perché ieri tutti ti hanno spintonato al matrimonio e non ti sei mai arrabbiato? E stamattina invece sì,
ieri era in gioia e quindi tutto veniva più facilmente, e stamattina la gioia era scesa e quindi tutto lo disturbava di più. Quindi anche la rabbia attiva ci insegna che un po' la vita è un po' andare sulla barchetta, no? Dipende quanto canti rimando la tua barchetta. Ogni tanto c'è un'onda che ci porta su, ogni tanto c'è un'onda che porta giù. Ogni tanto quando avviene un'onda che ci entra in faccia, meglio abbassare la testa e entrare dentro l'onda, entrare dentro l'acqua e non prendersela in faccia. Ma alla fine della fiera la domanda è quanto ho cantato mentre remavo con la mia barchetta. E questo è legato anche al fatto che se ci rendiamo conto, innanzitutto stimolare l'amore che c'è dentro di noi, come ci spiega la Dmora Zakhen in questi capitoli, dentro di noi per Akadosh Baruch Hu, e quando abbiamo dei limiti chiedere ad Hashem: tirami fuori dai miei limiti, perché io voglio, perché la nostra volontà è quella di avvicinarsi completamente con Akadosh Baruch Hu. Così come gli Avot, i patriarchi, venivano chiamati Merkavot, dei carri. Cos'è un carro? È come una macchina, non so, la macchina, un carro fa esattamente quello che il padrone, quello che lo guida, dice. Quindi i patriarchi vengono chiamati Merkavot, vengono chiamati carri, perché facevano esattamente la volontà di Akadosh Baruch Hu. E quando una persona, quando un ebreo riesce ad annullarsi secondo la volontà di Akadosh Baruch Hu, è la rappresentazione di Hashem in questo mondo, è quella che Hashem vuole in questo mondo materiale. Perché è tutto Torah e Mitzvot, è tutta la volontà di Hashem e l'esecuzione della volontà di Hashem. Leggo che è troppo bella. Vine bechol dor vador bechol yom vayom, aggiunge la Gemara Ken, chayav adam lirot et atzmo che ilu hu yatzai hayom Mitzrayim. Noi ogni giorno usciamo di Mitzrayim. Come siamo usciti da Mitzrayim? Hashem ci ha preso con la pinzetta e ci ha portato fuori. Dobbiamo avere anche questa convinzione che Hashem ci tira fuori dalla situazione, dal nostro limite, se noi chiediamo di esserci portati fuori. Vi yetziat nefesh elokit mima'asar haguf mashka dechivya. Perché la nostra neshama elokit, che è al DNA di Akadosh Baruch Hu, è imprigionato in questo mondo, in questo corpo materiale, con tutte le sue volontà, con tutti i suoi bisogni, con tutti i suoi umori, con tutto il suo ego, con tutto quello che fa parte, diciamo, di questo corpo importantissimo e santissimo, ma che ha un sacco di limiti, che è un corpo limitato. L'ikalel b'yichud or emsof baruch hu al yede ese katura ve'amitzot b'chlal. Perché è chiaro che questo corpo viene chiamato la pelle di un serpente, ma è una pelle di serpente fondamentale per poter eseguire la Torah e le mitzvot in questo mondo materiale. Quindi è uno strumento, ma è uno strumento estremamente importante che abbiamo per apportare giù in questo mondo la luce infinita di Akadosh Baruch Hu. Perché è questo quello che facciamo noi attraverso la Torah e le mitzvot. Noi portiamo giù, attraverso il nostro lavoro, secondo la nostra volontà, perché noi abbiamo libero arbitrio, di portare giù la luce infinita di Akadosh Baruch Hu e eseguendo le mitzvot. Bifrat bikabalat malchut shamayim bikriyat shma, e in particolare quando noi leggiamo Shema Israel di solito si fa seduti, perché noi abbiamo kabalat ol, abbiamo kabalat malchut shamayim, riceviamo su di noi il giogo divino. Quando noi facciamo Shema Israel, noi il famoso patto che i figli di Yaakov fanno con Israel, con il loro padre Israel, in cui prendono su di loro il gioco di portare avanti il messaggio di Hashem in questo mondo. Quindi quando noi facciamo Shema Israel, noi riconosciamo l'unicità di Hashem, di Dio, e portiamo avanti e prendiamo il Malchut Shamayim, prendiamo il gioco divino sopra di noi. Quindi non faccio quello che voglio, ma faccio quello che devo. E ancora meglio se quello che devo diventa anche quello che voglio, giustamente, no? Perché sotto sotto noi lo vogliamo, dobbiamo rispolverare questa voglia. Bikriachma, quindi quando noi facciamo Shema Israel, è il momento di, con la mano destra, è un momento di contemplazione dell'unicità di Hashem e di prendere su di noi il gioco divino. Olma Kuchamai, Sheba Mekabeb Emshich, Alav Yehudoi, Barech Beperush, Beamru Hashem, Elokeinu Hashem Echad, perché noi diciamo, riconosciamo che Hashem è uno, è il nostro Hashem ed è unico, è uno. Quindi anche tutta la realtà, tutti i mondi spirituali, materiali, tutto a Kadosh Baruch Hu. Questo vuol dire che nel momento in cui facciamo Shema Israel,
riconosciamo che tutto Hashem è l'unica cosa che io voglio, è avvicinarmi all'infinito di HaKadosh Baruch Hu. Quindi non c'è qualcos'altro, Chas v'Shalom, c'è solo quello, c'è solo Hashem e il compito che Hashem ci ha dato come popolo ebraico. וכמו שנתבאר לאל כי אלוקינו הוא כמו אלוקי אברהם וכולי, לפי שהיה בטל ונכלל בייחוד אור אין סוף ברוך הוא. Perché, come spiegato nel capitolo 46, si dice אלוקי אברהם, quando iniziamo la midà, diciamo אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, perché lo ribadiamo? Perché Hashem di Avram, il fatto che Avram facendo, annullandosi, come hanno detto, di fronte alla volontà di HaKadosh Baruch Hu, quindi diventando l'esempio della volontà di Hashem in questo mondo secondo la generazione, quindi completamente bitul, quindi annullamento di fronte alla volontà di Hashem, e assorbe dentro sé in qualche modo l'infinito di HaKadosh Baruch Hu. Ed è anche per questo, ad esempio, facciamo qua una parentesi, l'ho appena studiato con mio nipote, il perché si chiede, ad esempio, una berakà, i chassidim chiedono al Rebbe di pregare per conto loro. Perché se noi abbiamo un rapporto diretto con HaKadosh Baruch Hu, perché dobbiamo chiedere a un tzaddik, dobbiamo chiedere al nostro Rebbe, noi siamo chassidim, di chiedere al Rebbe di pregare per noi. Perché il tzaddik Ador, il tzaddik della generazione, ha un completo bitul nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Non c'è un'azione, un pensiero del tzaddik Ador, del tzaddik della generazione che viene fatto indipendentemente da quello che è la volontà di Hashem. Quindi così come il tzaddik si identifica con quello che Hashem vuole, quindi si diventa espressione divina in questo mondo materiale, anche noi che siamo chassidim, quindi siamo attaccati al tzaddik della generazione, ci attacchiamo a questo infinito. Quindi quanto più noi ci attacchiamo alla HaKadosh Baruch Hu, quanto noi più siamo espressione di infinito in questo mondo materiale. Sappiamo che spiritualità attira spiritualità. Mitzvah, come una mitzvah, goreret mitzvah, una mitzvah attira un'altra mitzvah. Ho fatto 30, faccio anche 31, no? Si dice. Ma anche la spiritualità, quello che noi sviluppiamo a livello spirituale, immergendoci nella Torah e nelle mitzvot, è chiaro che viene, attira altra spiritualità. Quindi si comincia ad andare su un livello, un mondo diverso. E si vede questo, si sente. Non lo sentiamo, le persone intorno a noi lo sentono. Non siamo immersi, sommersi nelle sabbie mobili di questo mondo materiale. Ma si sono su un livello completamente diverso. Ra ci avram zahale zeshe bamasa veiluho. HaKadosh mi medrega le madrega, e quindi Avram ha avuto questo merito di avanzare nel suo lavoro per fare la volontà di HaKadosh Baruch Hu da livello a livello. È stato un processo, sappiamo che Avram ha avuto un processo di sviluppo della coscienza dell'unicità di Hashem. Uchmoshe katu vaisa Avram haloch venassoa vahule. E questo si ricollega un po' a quello che abbiamo detto prima, auto registrazione. E Avram ha viaggiato, ha fatto il suo percorso, andando avanti, via avanti, andando avanti e avanti. Quindi anche il percorso è estremamente importante, perché noi, così come lo impariamo adesso con la Sfirata Omer, ogni giorno la sua importanza, il fatto dell'ebraismo, l'importanza del giorno, dell'importanza del momento. Ora e adesso, io vivo ora e adesso, e dopo io vivo ora e adesso. Il fatto che ogni giorno porta con sé un suo contributo, e le sferata Omer, il conteggio dell'Omer, è anche il fatto che noi lo conteggiamo in questo modo, no? Il fatto che conteggiamo oggi, questi giorni, ogni giorno, e ogni giorno ha una sua, delle sefirot diverse, il fatto che ogni giorno ha la sua importanza. Quindi anche la Torah ci riporta che Vaisa Avraham halloch venassoa vehule, il fatto che il percorso di Avraham ha fatto parte della sua crescita di completo annullamento nei confronti di Hashem, quindi l'elevazione più massima possibile, no? Quindi il suo percorso di progresso, da come si direbbe Michael Chai, dobbiamo andare Michael Chai, sempre crescere. C'è sempre una crescita.
Aval anachnu Yerusha matana hilanu. Però noi abbiamo il vantaggio che noi siamo gli eredi di Abramo. Noi abbiamo l'eredità di Abramo, è quello che noi diciamo, Magen Avram, no? In Tefilah, io sono erede e come tale ho diritto a ricevere la mia porzione di eredità, quello che noi diciamo. E noi siamo i figli di Abramo e quindi noi chiediamo la sua eredità. Quindi noi chiediamo la Torah per merito di Abramo, noi abbiamo Eretz Israel per merito di Abramo, noi chiediamo la Chochmah, e si dice che Abramo, come Shlomo, l'intelligenza, la Chochmah di Abramo era superlativa, non c'è mai stato qualcuno come Abramo e Shlomo. E quindi noi riceviamo tutto questo in eredità. E quindi noi riceviamo in eredità anche l'unione di Avram con HaKadosh Baruch Hu, cioè il fatto che Avram Avinu sia stato capace di annullarsi nei confronti di HaKadosh Baruch Hu e quindi diventare, ci riferiamo anche alla Parashah, Hashem dice al Bnei Israel, Atem Kedoshim Ki Kadosh Ani, no? Ritorniamo anche con le Parashiot, siamo sempre lì. Hashem dice, voi siete santi perché io sono santo. Si ritorna anche a quel fatto che Avraham Avinu è riuscito a portare giù in questo mondo materiale la presenza divina e quindi noi siamo i suoi eredi, abbiamo anche questo in eredità, quindi anche la capacità del essere uniti con la spiritualità, con la Kadosh Baruch Hu, in modo evidente in questo mondo materiale. Un'unione perfetta, dice la Gemara d'Aken. Bitachlit Ayichud, con una perfetta unione. È tanto, vuol dire che veramente dobbiamo anche dare spazio a quella vocina che c'è dentro di noi, perché dentro di noi c'è proprio l'eredità dell'unione perfetta con la Kadosh Baruch Hu. Ve'areze che'ilu natan lanu et atzmo kiviyachol. E quindi è come se la Kadosh Baruch Hu si è dato se stesso a noi. Cos'è l'unione perfetta? L'unione è quando due cose diventano uno. Quindi la Kadosh Baruch Hu, il fatto che la Kadosh Baruch Hu, noi ci annulliamo da Kadosh Baruch Hu, quindi la Kadosh Baruch Hu ci riempie, ci si dà. No? Una persona, se sono due persone sono molto unite, si aprono completamente. Kmoshi katu bazora kadosh, alla pasuk, baikhu li truma, bilik lomaroti. Come c'è scritto nello Zohar, che mi hanno portato per me un'offerta. E la parola a me, lì, in realtà vuol dire che hanno preso me, nel senso che quando una persona si unisce con la Kadosh Baruch Hu, prende tutta la Kadosh Baruch Hu, diventa, cioè, veramente il fatto che possiamo unirci con Hashem. E quindi anche lì, quando si dice che i Mamarim, e l'ho studiato 2 minuti, un'oretta fa, quando il Rebbe diceva il Mamar, si dice che la Shechinah medaber migorò, la Shechinah parlava dalla sua bocca. Cosa vuol dire? Che la Shechinah entra completamente. Quindi diventiamo Kedushim, come chi Kadosh dice, è proprio l'unicità di tutto. Noi possiamo diventare. Non è che c'è un punto di domanda nella Parashah. Voi siete santi perché io sono santo, punto di domanda. No, è un dato di fatto. Noi dobbiamo arrivare a questo dato di fatto, cioè scoprire questa verità che c'è dentro di noi attraverso il nostro comportamento, investire noi stessi. E dipende alla fine anche dalla nostra volontà, che cosa voglio fare della mia giornata. E quindi fra poco arriviamo anche alla nostra Yetziat Mitzrayim. Vehava le mamer utruma ela mishum dechulachad en ain shem hate. Vedete che omrim e ti ten lanu Hashem lokin be'avah v'chule. Così come è scritta anche questo che ti ten lanu Hashem lokin be'avah, che ci ha dato Hashem con amore. Quando studiamo, guardiamo la tefilà, giro e giro si parla sempre di questo, be'avah, di amore. Ki be'or panecha datat lanu Hashem lokeinu, perché attraverso con la luce del tuo volto, ci hai dato a noi, nostro Dio, quindi questo rapporto di che Hashem si dà a noi come un regalo. Cioè, quando noi ci diamo ad Hashem, Hashem ci si dà come un regalo. Questa è la mi dà che neged mi dà.
Questo si traduce in italiano, mi dà. Misura per misura. Misura per misura, così come noi ci diamo ad Hashem, poi Hashem ci si dà a noi. Ed è evidente anche nella coppia, moglie e marito, così come una moglie e marito c'è un'accettazione dell'altra persona in modo totale, quanto più possibile, ovviamente sono due persone umane, ma che hanno una componente divina dentro di loro. Allo stesso tempo, quando noi ci annulliamo nei confronti di quello sporco, Hashem ci si dà come regalo, che è l'infinito. Questo sono proprio la tefilà, lo leggiamo. Emo nealanu mitvekut haneshe biyukudo veoro itparech e la razzon ci im en adam roze klal chas veshelale dafka bo. Quindi abbiamo detto che tutto dipende dalla nostra volontà, che cosa io voglio fare del mio rapporto, di quello che in realtà sono venuta a fare in questo mondo materiale, di scoprire la presenza divina in questo mondo materiale. Ognuno con quello che deve fare in questo mondo, ognuno di noi ha una sua scelta, una sua missione. E dove ci troviamo, la situazione in cui ci troviamo, è lì che ci vuole, perché lì abbiamo qualcosa da fare. Salto un po' avanti. Vehi bechinat yetziat Mitzrayim. E quindi, come ho detto all'inizio, questa è la componente di uscire dall'Egitto, uscire dai nostri limiti, perché anche questo fa parte del nostro lavoro, quello di uscire dai nostri limiti. E ognuno secondo il suo livello, ognuno secondo quella che è la sua altezza, la sua dinamica. Velachen tiknu parashat yetziat Mitzrayim bishat teat shma dafka. Per questo, i Chachamim hanno messo la parashat yetziat Mitzrayim con lo Shema Yisrael. Noi facciamo Shema Yisrael, leggiamo lo Shema Yisrael, dopodiché leggiamo Yetziat Mitzrayim. Cosa ha a che fare una cosa con l'altra? Perché quando noi riconosciamo l'unicità di Hashem, quindi noi chiediamo questa unicità, unione perfetta con HaKadosh Baruch Hu, perché nel momento in cui riconosciamo e diciamo ad Hashem non c'è nient'altro che te, sei solo tu Hashem, sei unico e tutto, automaticamente dopo siamo capaci di affrontare anche l'uscita dall'Egitto, l'uscita dai nostri limiti e avanti, perché quando noi siamo usciti dai nostri limiti andiamo avanti nel nostro percorso, nella nostra scalata, chiamiamola, di avvicinamento a Kadosh Baruch Hu. Per quanto noi più usciamo dai nostri limiti, quanto più noi siamo capaci di andare a un livello superiore, e quanto più noi ci diamo ad Hashem, quanto più noi riceviamo. Quanto più ci apriamo, quanto più siamo capaci, anche il concetto di cli, di recipiente, quanto noi più allarghiamo la nostra capacità di recipiente, quanto più noi riusciamo a ricevere più presenza divina. È tutto il concetto di fare mitzvot e studiare Torah, il famoso concetto che in questo mondo materiale è materiale. Quando la Neshama esce dal corpo, prima che ci sarà Tichat Metim, la risoluzione dei morti, la Neshama gode, si veste delle sue mitzvot, proprio si veste delle mitzvot, e riesce a godere, a trattenere tutta la Chochmah di HaKadosh Baruch Hu, questi raggi di HaKadosh Baruch Hu, in proporzione a quello che ha studiato, perché riesce a trattenere. Se io ho studiato 1 più 1 fa 2, quando uno me lo dice io so di cosa sto parlando, è la stessa cosa. Quindi quanto più noi, è la Neshama che si veste di mitzvot e diventa un recipiente capace di accogliere più luce di HaKadosh Baruch Hu, perché Hashem è infinito, quindi la luce e l'energia di Hashem è sempre presente. La domanda è quanto io sono capace a prenderla. Per questo gli uomini è importante che mettano i tefillin la mattina, perché sennò diventano un'antenna stonata. Se vogliono beccare l'onda giusta, devono mettere i tefillin. Avshei mitzvat mipnei atzma velo mimitzvat kriyat shma, quindi la mitzvah di ricordare Yetziat Mitzrayim è una mitzvah a sé stante, non legata all'obbligo di dire Shema Israel, perché abbiamo l'obbligo di dire Shema Israel ogni giorno, che dita begmara ufoskim, e la mipnei shen davar echad mamash, e che è una cosa a sé stante proprio, perché una cosa porta all'altra, la mia volontà di unire con la Kadosh Baruch Hu mi porta da chiedere di uscire dai miei limiti, e la capacità di uscire dai miei limiti mi porta a riconnettermi con la Kadosh Baruch Hu, a diventare uno con la Kadosh Baruch Hu. Quindi è un percorso di continuo. Sappiamo che nell'ebraismo c'è il concetto di
spirale. Tutto ritorna, ma si cresce. Si cresce, si cresce, si cresce a spirale. Per questo anche nella parasha di Yetziat Mitzrayim, l'uscita dall'Egitto, finisce con scritto io sono Hashem il vostro Dio. Perché tutto il concetto di uscire dai nostri limiti, per riconoscere che ogni generazione, ogni giorno della nostra generazione, Hashem mi porta fuori dal mio Mitzrayim, è perché Hashem è tutto e io è il mio Dio. Io non sono servo delle mie schiavitù, io sono servo di Akash Baruch Hu. Hashem ci dice, io vi ho portato fuori dall'Egitto per essere miei servi. Quindi nel momento che io decido non di essere servo di questo mondo materiale, non di essere servo dei miei limiti, ma di essere servo di Akash Baruch Hu, io faccio il salto, un salto di qualità. Esco da quello che sono le mie incapacità, chiamiamolo così. E questo. Quindi ci rischia a tutti quanti di arrivarci e di sapere, perché Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. Quindi alcune volte noi non siamo capaci, possiamo avere la volontà, quindi chiediamo ad Hashem, tirami fuori da questo pozzo, così come dice Hashem, tirasci fuori dal Galut, basta. Quindi c'è una volontà, c'è un richiamo, quindi Maim Lutfim, queste famose questo messaggio che viene dal basso, ma poi Hashem ci tira fuori. Nel momento in cui noi vogliamo uscire dai nostri limiti, ci uniamo con Akadosh Baruch Hu, andiamo in un'altra dimensione totale. Quindi veramente, e questo è il concetto anche di Geulah, il fatto che poi diventa evidente, diventa per tutti. Quindi qualcuno ha parlato di Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai si dice che viveva in Geulah, e non è una vita facile, però la sua mitzvot, la sua realtà, la sua quotidianità era in Geulah. C'era la presenza, la Aleph, c'era la presenza di Kadosh Baruch Hu in ogni momento della sua vita. Quindi anche noi, se Dio vuole, siamo capaci di far entrare a Kadosh Baruch Hu in ogni aspetto della nostra vita, in ogni nostro limite, perché anche i limiti sono fatti per fare una... Hashem ci ha creato con dei limiti per avere una crescita personale, per fare un passo avanti, per dimostrare il nostro attaccamento. E quando noi riconosciamo l'unicità di Akadosh Baruch Hu, automaticamente abbiamo la forza di chiedere, di voler uscire dal nostro Mitzrayim giornaliero. Quindi c'è nischè veramente di applicarlo e di ricevere la Geulah Amitit Vashlema con gioia e pienezza del cuore, in benessere sia materiale che spirituale adesso. E come sempre dedichiamo questo shiur a Lilui Nishmat Michal Bat Shmuel Chai, Adina Bat Angela Rachel, David Fort Ben Yosef e Yitzhak Fort Ben Yosef. Ce ne schele le Tchiat HaMetim, la Geulah Shlema, che possiamo vedere Mashiach Tzidkenu, incoronare Mashiach Tzidkenu, che combatte Amalek, costruisce il Bet HaMikdash, c'è Kibbutz Galuyot, in grande, grande, grande benessere di tutto, in modo evidente per Galui. Amen. Chiudo la registrazione.